col che si darebbe al Parlamento un peso superiore agli altri organi costituzionali. Perché? Perché il Parlamento è il simbolo del popolo che ha eletto i parlamentari, i quali parlamentari eleggono il Presidente della Repubblica. Quindi l'articolo 1, pur nella tanto deprecata alterazione che il suddetto parlamentare ha indicato, sarebbe il modo per aumentare il potere del Presidente della Repubblica, che è eletto dal Parlamento. Sì. Quindi siamo di fronte a un gran pasticcio, perché quelli che difendono la stesura base dell'articolo 1 sembrano non tenere conto del fatto che, in quanto sono vicini al primato del Presidente della Repubblica, intanto quell'articolo ne fortificherebbe la funzione. Invece la visione, diciamo, berlusconiana è quella di una diminuzione dei poteri del Presidente della Repubblica, che sono poteri di controllo, di promulgazione delle leggi, di nomina dei ministri, cioè tutti i poteri sostanziali sono del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio. Ora, il modello francese e la possibilità che il Presidente del Consiglio abbia maggiori in mente, poteri sono semplicemente la conseguenza della considerazione che molti hanno anche dei referendum, cioè del voto dell'elettore e quindi della quantità di voti del popolo rispetto alla ridotta quantità di voti dei parlamentari. Quindi bisogna vedere cosa si pensa che sia più democratico, se il voto del popolo o se il voto del Parlamento. Del Parlamento, sì, ma è evidente a tutti che è più logico che abbia maggior potere chi è eletto dal popolo, dovrebbe essere più potente il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica. Questo è un discorso assolutamente condivisibile. Ci può essere in mezzo la difficoltà di dare ulteriore potere ad un Parlamento che è emanazione di una politica che è sempre più, diciamo, come dire, non voglio usare termini sbagliati, ma comunque non all'altezza della situazione, per rapporto invece a dei politici che in Francia, bene o male, avranno anche loro le varie corruttele e quant'altro, ma ancor più in Germania, però hanno un senso della politica che probabilmente è molto più inteso del nostro. Ecco, ci vorrà sempre un arbitro, comunque, da cui la Presidente, che è, per rapporto alla qualità proprio della politica del nostro paese. Ma è complicato dirlo, perché la democrazia ha evidentemente dei limiti. E però il sistema democratico diretto è quello che dovrebbe indicare il riferimento logico della figura che si è scelta. Quindi Lo so, però le faccio un esempio sgradevole, no? Allora, la Camorra impone dei politici che vengono a loro volta imposti a chi vota, i quali li elegge e li manda in Parlamento, chiuso il discorso. A quel punto che si fa? Capito qual è il... Se noi dubitiamo della legittimità del voto dei cittadini, perché qualcuno ritiene che la Camorra li influenzi, allora dobbiamo fare una dittatura in cui soltanto delle persone oneste governano questo, e quindi non abbiamo alternative a questo. Infatti l'elezione del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento e non da parte del popolo che in Italia accade, è la misura della inconsistenza democratica del nostro Presidente della Repubblica. Perché siccome è stato eletto da 1000 persone, e quelle 1000 persone potrebbero in parte essere pure camorristi, se seguiamo questo principio, ogni espressione di potere parlamentare è un'espressione di potere inquinato. Più che inquinato, limitato sul piano democratico. Quindi o si fa eleggere direttamente il Presidente della Repubblica, o si fa eleggere direttamente il Presidente del Consiglio, ma allo stato attuale, prevalendo la seconda delle formule, il voto diretto, perché ci saranno anche dei voti mafiosi, dei voti di Camorra, ma non in Lombardia oppure in alcune aree del paese, per cui se uno prende 20 milioni di voti sarà più desiderato di uno che ne prende 600. Fuori di dubbio. Certo. Quindi è proprio il meccanismo di elezione che stabilisce il primato del Presidente del Consiglio. Però è un meccanismo che è quello surrettizio, perché anche il Presidente del Consiglio da noi è indicato dal Presidente della Repubblica, che potrebbe, contrariamente al voto del popolo, indicare uno che non ha preso i voti. Cioè uno potrebbe dire ha preso i voti, la lista
Berlusconi, certo. Però io indico come Presidente del Consiglio Tremonti. Certo. E quindi è perverso comunque. È perverso comunque. Quando ci fu il sindaco di Roma Carraro, che era amico di Craxi, sì, fu nominato Carraro, aveva preso meno voti di un candidato dell'ODC che si chiama Signor Nessuno, un certo Geraci. Me lo ricordo, sì. Ecco, allora cosa avvenne? Che nonostante che avesse avuto più preferenze un democristiano, la logica dei partiti diede la sindacatura a un socialista che aveva preso meno voti. E lì questo accadde allora, dopodiché si è corretto, per esempio i sindaci sono eletti direttamente. Il sistema elettorale dei sindaci è quello che è più compiutamente indirizzato al potere del popolo. Perché mentre quello del Parlamento è sempre legato ai partiti e c'è soltanto il nome del candidato che induce a presumere che si voti lui, ma in realtà si sta votando la lista, certo. L'elezione del sindaco esibisce il nome su cui si vota. Allora l'elezione del sindaco è il modello di democrazia più avanzata. Non c'è dubbio. L'elezione del Presidente della Repubblica è il modello di democrazia più arretrata. Allora di fronte a queste contraddizioni c'è una richiesta di bilanciamento, che poi io non so se sia giusta o sbagliata, nel senso che è evidente che ognuno, però Berlusconi evidentemente osserva che i poteri sostanziali del Premier, che sono ritenuti infiniti, sì, sono in realtà del tutto inconsistenti. E per esempio il capo delle forze armate non è il Presidente del Consiglio, ma è il Presidente della Repubblica. Della Repubblica, sì, e anche in questa vicenda in cui lui sarebbe rimasto volentieri a casa, è stato costretto ad andare in guerra perché la volontà del Presidente della Repubblica ha prevalso sulla sua. Quindi ha prevalso la volontà di un eletto da 1.600 persone o 700 persone rispetto a quella di un eletto da 20 milioni o da quanti siano. Allora, chi dei due aveva più titolo a decidere per tutti? Indubbiamente il Premier, non c'è dubbio su questo, infatti sono questi gli incagli di quanto stiamo discutendo. Va bene, onorevole, grazie e naturalmente a domani. Un abbraccio fortissimo al nostro onorevole Vittorio Sgarbi. L'incomodo è stato offerto da Autocentri Balduina, Auswagen e Capital.